Bentrovati a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Si è svolta sabato nella Chiesa Cattedrale di San Cetteo a Pescara la solenne liturgia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, nel corso della quale c'è stata la consacrazione sacerdotale di Don Mauro Evangelista, Don Piero Martella e Don Graziano della Volpe. Noi adesso andiamo ad ascoltare insieme l'omelia tenuta proprio dall'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Ascoltiamo insieme. Perché ancora una volta i nostri ragionamenti, ragionamenti dei mortali, sono timidi e forse incerte le nostre riflessioni. Se a stento immaginiamo le cose della terra, con fatica scopriamo quelle a portata di mano, ancor più forse ci fa fatica investigare le cose del cielo. Ma la provvidenza e anche lo Spirito Santo questa sera viene in nostro soccorso, perché possiamo immergerci in questa parola, la parola del discepolato, che ci viene donata in questa 23ª domenica del tempo ordinario. Occasione provvidenziale e propizia per l'ordinazione di voi tre, carissimi fratelli. Non l'ho fatto apposta, è capitato. E la parola del Vangelo immediatamente ci interroga. Ci interroga su una radicalità della sequela. Molte richieste di radicalità. Se non amate me più di quanto amate papà, mamma e i discepoli, la moglie, i figli di quel tempo, ma anche oggi, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non si può essere discepoli del Signore. Ma Dio è un Dio totalitario? No, Dio non è un Dio totalitario. Gesù non è il Signore totalitario, non vuole essere amato da solo. Perciò, giustamente, la traduzione che ci è stata proposta di questo testo dice che Lui è il primo, Lui è il primo. Ma poi, dietro di lui, sicuramente il padre, la madre e per coloro che domani sera saranno ordinati diaconi permanenti, la moglie, i figli e per tutti, fratelli, sorelle e perfino la propria vita. Ma questo vale per tutti i battezzati, perché tutti i battezzati devono essere discepoli del Signore. Poi, altra radicalità, portare la croce dietro Gesù. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Non dimentichiamo che Gesù sta facendo questo discorso, particolarmente riferito dall'Evangelista Luca, dopo che l'Evangelista stesso aveva detto che Gesù aveva indurito la faccia verso Gerusalemme, cioè verso quel luogo dove avrebbe donato la vita, avrebbe dato la vita volontariamente per amore dell'umanità, per amore di tutti, per l'avvento del Regno. Dunque, un'altra radicalità profonda. E questa mattina, ascoltando la relazione di Fratello Goffredo nel convegno diocesano, ci ha detto una grande verità, che la sofferenza, o perlomeno l'attenzione,
pubblica anche della verità di un discepolato, secondo questa parola così chiara dell'Evangelista Luca. Sappiamo bene che quando Gesù fece questo discorso apertamente, il Figlio dell'uomo dovrà patire, soffrire, essere rifiutato, il principe degli apostoli gli disse: Maestro, ma questo non ti accadrà mai. E Gesù gli dice: ah sì, tu pensi che l'esperienza della sofferenza mi è estranea? E allora torna a fare il discepolo, torna indietro, vai indietro, rimettiti alla sequela, perché non hai capito niente. La vita donata nel presbiterato sicuramente è una vita entusiasmante, di gioia, ve lo assicuro, 42 anni di presbiterato, ebbene il crogiolo della sofferenza attraversa più volte la vita, la attraversa e la segna, ma quella sofferenza, se non dico inchiodata, ma se quella sofferenza avvicinata appena a quel mistero di croce diventa verità gloriosa, allora anche da quella sofferenza e da quella croce nasce la gioia. Certo, una gioia non chiassosa, non pubblicizzata, ma quella gioia profonda dell'anima che solo nel profondo di noi stessi possiamo percepire. E poi altre due radicalità: avere il coraggio di prepararsi in tutto. Vi siete preparati? E voi tre? Qualcuno si è meravigliato che ha letto sul giornale, tanto è stato già detto, 40, 40, 39. Beh, ci avete messo tanto. Beh, non è vero che ci avete messo tanto. Vi siete preparati. Vi siete preparati, attenzione, nell'ultima fase della vostra vita, attraverso gli studi teologici, la formazione educativa nelle comunità educanti, ma vi siete preparati con la vita, vi siete preparati con la vostra esistenza, che ha vissuto tre esperienze diverse, ma di cui dovete far tesoro. Niente dovete rinnegare di ciò che avete vissuto fino ad oggi, perché quello che state vivendo questa sera e che, se il Signore vorrà, ma vorrà, vivrete per tutta la vita, si poggia su quella bella base di umanità, di lavoro, di semplicità, di volontariato, di impegno per gli altri, di impegno dentro la storia di associazioni e di movimenti, dentro una capacità di affrontare la vita con coraggio e forse rinunciare anche a brillanti carriere che invece rimettete questa sera dentro il calice e mescolate con il crisma sacramentale che ungerà le vostre mani. Ultima radicalità: se non rinunciate ai vostri averi non potete essere discepoli. L'esperienza della sobrietà, della povertà e soprattutto della essenzialità. Grazie a Dio per quel che mi è dato conoscere ormai di voi da 7 anni a questa parte, mi pare che ci siamo. Adesso spero che lo Spirito Santo, che questa sera tutta l'Assemblea invocherà su di voi, faccia il resto e che siate realmente legati a questa essenzialità della vita. Il popolo di Dio che è qui presente questa sera è testimone del vostro cammino di fede, ma il popolo di Dio sarà pronto a guardarvi con occhio faticoso,
se non vivrete l'essenzialità della vita, se non vivremo, perché questo, cari fratelli presbiteri, spetta a ciascuno di noi, se non vivremo l'essenzialità della vita. Voi direte, ma com'è possibile tutto questo? Sarà possibile? Sì, è possibile. Se avrete una grande coscienza, avrete la coscienza del discepolo. Chi era il discepolo? Il discepolo era colui che stava dietro il maestro. Ogni rabbino aveva i suoi discepoli, ma attenzione, non camminavano vicino al maestro, camminavano 10 passi dietro il maestro. E probabilmente anche i discepoli di Gesù camminavano 10 passi dietro di lui. Ecco perché Gesù dice a Pietro: torna indietro a fare il discepolo. Ebbene, dovete fare i discepoli sempre, stare dietro, avere il coraggio di rimanere dietro, di guardare lui che va avanti, lui che cammina, lui che è sempre ad indicare la strada e voi sempre a seguire, sempre con la capacità di ricominciare da capo, di riprendere il cammino non pensando mai di essere arrivati, perché non c'è nessun discepolo che è più grande del suo maestro, anche se c'è quell'altra parola: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma bisogna avere il coraggio di una sequela. Non vi devono spaventare gli errori, non vi devono spaventare le cadute, non vi deve spaventare la mancanza di entusiasmo. Non vi deve esaltare il successo, non vi devono esaltare le soddisfazioni. Non deve essere mai una vita che si abbatte o si esalta, ma una vita di sequela, giorno per giorno, attimo per attimo, momento per momento, imparando e reimparando sempre che cosa significa stare dietro al Signore. Andate anche voi a toccare il lembo del mantello di Gesù dalla parte di dietro, come l'emorroista, per essere guariti sempre, non tanto dai flussi di sangue, ma quanto nell'interiorità e nella conversione. E come Mosè guardò le terre di Yahweh, continuate a guardare le spalle di Gesù, perché lui vi si mostrerà di fronte e vi darà insegnamento, ma poi si girerà e vi dirà: venite dietro a me verso il regno, siate discepoli di questo maestro, discepoli per questo regno. Amen. Bene, è tutto per questa puntata di Servizi e Interviste da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.